Per fortuna, insomma, questo nostro paese, l'industria c'è ancora tanta e secondo me dovrebbe crescere, no? Perché un industriale, io credo che in regione più o meno così, io sono industriale per esempio, faccio chiodi per esempio, no? Una cosa utile, il chiodo è una cosa indispensabile, abbiamo pure inchiodato la cassetta, faccio un chiodo, per esempio faccio un chiodo, ci metto un giorno, cioè non lo faccio io, lo fa un mio operaio, io prendo un operaio, questo operaio fa un chiodo, alla fine della giornata io ho un chiodo, questo chiodo vale che ne so un centesimo e io insomma ho guadagnato un centesimo, diciamo, poi ci pago le tasse, lo starei contento perché pago le tasse su questo centesimo che ho guadagnato, oddio, cioè l'industriale che fa un chiodo non è proprio l'industriale, insomma, diciamo ce ne vogliono almeno 10 di chiodi, facciamo l'esempio di 10 chiodi, però servono 10 operai che facciano 10 chiodi, quindi io ho 10 operai che fanno 10 chiodi, alla fine della giornata ho questi 10 chiodi fatti da questi 10 operai, li vado a vendere, se riesco a venderli guadagno 10 centesimi, devo stare contento, è contento perché non soltanto faccio lavorare 10 operai che sono anche 10 cittadini, ma perché poi io su questi 10 centesimi pago pure le tasse, stare contento ma io no. Ecco, vedi la differenza tra chi è statalista, no? Tutto pubblico, l'acqua pubblica, e invece il privato, il capitalista, no? Il capitalista non è contento, perché il capitalista pensa, io ho fatto 10 chiodi, ne posso fare pure 100 le chiodi, no? Allora devo prendere 100 operai, metto a lavorare 100 operai, li faccio lavorare per una giornata, alla fine della giornata ho 100 chiodi, insomma, che non è tanto per i 100 chiodi, non soltanto per il fatto che pago le tasse su questi 100 chiodi e faccio lavorare 100 cittadini, ma perché questi 100 chiodi poi venduti sul mercato mi rendono 100 centesimi. Allora, lo Stato è ancora più contento, perché su questi 100 centesimi le tasse sono ancora più alte, o meglio le tasse sono uguali, però io pago più tasse oltre a far lavorare 100 cittadini e lo stare contento, ma io no, perché io sono un capitalista, quindi il capitalista non è mai contento e migliora la realtà il capitalista, perché a quel punto io penso 100 chiodi non mi bastano, perché non mi bastano 100 centesimi, io faccio lavorare 1000 operai che in un giorno producono 1000 chiodi e alla fine non è tanto per questi 1000 operai che lavorano per i 1000 chiodi prodotti quanto per il fatto che ho guadagnato 1000 centesimi, se rivendo questi chiodi ho guadagnato 1000 centesimi. Lo Stato è contento perché su questi 1000 centesimi io poi pago le tasse, ma io non sono contento, il capitalista non è mai contento, il capitalista vuole sempre migliorarsi, vuole aumentare la produzione, aumentare il lavoro, aumentare il guadagno e quindi pagare più tasse, cioè nella testa è capire che io sono un capitalista. Nella mia testa c'è una produzione di un milione di chiodi, un miliardo, 100 miliardi di chiodi, cioè una cifra enorme, che è impossibile 100 miliardi di chiodi in un giorno perché non ci stanno su sto pianeta 100 miliardi di persone, no? Che, infatti c'è, la popolazione è un limite per il pianeta, no? Se tu ci avessi 100 miliardi di operai avresti risolto, 100 miliardi di operai fanno 100 miliardi di chiodi, capito? 100 miliardi di centesimi, cioè, sarebbe risolto. E allora come risolve? Allora vedi il capitalista non è che aumenta solamente, il capitalista ragiona, no? Ragiona, dice quanti operai ho? C'ho 1000 operai, 1 milione di operai, quanti sono che possono lavorare su sto pianeta? Quanto ha detto 6 miliardi, 7 miliardi, 5 miliardi di persone, diciamo. 5 miliardi di persone che lavorano se trovano su sto pianeta, qualche minorenne, qualche donna, qualche uno senza una gamba, che ne sono, occhio. Beh, 5 miliardi di persone li metti a lavorare, non so 100 miliardi, non fai 100 miliardi di chiodi o 5 miliardi di persone, 5 miliardi di persone in un giorno fanno 5 miliardi di chiodi, che però sono tanti, so già più di un chiodo, per esempio, cioè rispetto a un chiodo, ma anche a 100 chiodi, a 1000 chiodi, 5 miliardi di chiodi, sono tanti, ma non per i miliardi di chiodi, quanto per il fatto che da 5 miliardi di chiodi, sa, se la matematica non è un'opinione, è mia opinione che non sia un'opinione, quantomeno questo non significa che è un'opinione, cioè vorrei dire, con 5 miliardi di operai fai 5 miliardi di chiodi che significano 5 miliardi di centesimi, che dico, lo vedi che già è parecchia roba, no? Allora però ecco, come ragiona il capitalista? Il capitalista pensa, per esempio, l'operaio che fa un chiodo in un giorno potrebbe farne due, vedi? E già questo è un ragionamento, no? Cioè io lo stimolo, gli dico guarda, ma non tanto per i chiodi, quanto per il fatto che un chiodo è un centesimo, due chiodi sono due centesimi, io l'operaio lo pago un po' di più, non è che gli do proprio il doppio, diciamo, gli do una volta e mezza, diciamo, non proprio il doppio, però è uno stimolo per lui. E vedi che già siamo passati, con la legge dei grandi numeri, da 5 miliardi di chiodi a 10 miliardi di chiodi fatti da 5 miliardi di operai, che dico che è già un bel passo avanti, che non è 100 miliardi, che quella è una cifra impossibile e irraggiungibile, no? Però già da 5 miliardi siamo passati a 10 miliardi, allora a quel punto io che faccio? Io vado a parlare con l'operaio, lo stimolo, gli faccio capire che lui sta facendo marciare il mondo, il pianeta intero, e lo aiuto pure alla tecnologia, perché la tecnologia è importante, ma adesso tutti con la tecnologia, no? Tutti cazzo, per cosa, che vuol dire? Insomma, la tecnologia, per esempio, che so, ti do un martello più leggero, ti faccio un'incudine ergonomica, ti avvicino l'incudine al martello, quindi riesci a battere più velocemente, a fare chiodi più velocemente, e vedrai che quello stesso operaio che è passato
passato da un chiodo a due chiodi, facendo passare la produzione da 5 miliardi a 10 miliardi di chiodi, vedrai che sicuramente poco poco quello lì riesce a fare almeno 10 chiodi, almeno 10 chiodi quell'operaio. Che voglio dire, 10 chiodi fatti da 5 miliardi di operai, siamo già arrivati ad una cifra che non è quella di 100 miliardi di chiodi, ma che è già una cifra che è 50 miliardi di chiodi. Capito? Che non è quella cifra astronomica dei 100 miliardi di chiodi e quindi dei 100 miliardi di centesimi, ma sono 50 miliardi di chiodi, che sono 50 miliardi di centesimi. Lo Stato è contento, è contentissimo, perché io pago un sacco di soldi di tasse. Allora a quel punto lo Stato, se è veramente contento, me lo deve dimostrare e mi deve venire in soccorso lo Stato, capito? Mi deve dare qualche leggi e leggine, qualche laccio e lacciuolo. No, l'operaio, perché deve lavorare 7-8 ore sto operaio? Lavora pure 14, 15, 16, che cazzo ce la fa l'operaio? Dai, insomma, è una persona ignorante. Poi, ma non si dice sempre che vedono troppa televisione? Non è a favore sta televisione. Quante ore di televisione vede un operaio al giorno? 3-4 ore? Via a lavorare in fabbrica, è meglio, capito? Si sente di più preso dalla cultura operaia, pure i malati. Perché i malati devono stare a casa? Che il malato se sta a casa si deprime pure, insomma, no? Via a lavorare, via con i compagni, via a lavorare, via a fare gli odi, diciamo, capito? Le donne incinte, dice la donna incinta deve stare a casa, la gravidanza, questa è proprio una cazzata, perché deve stare a casa? Cioè, se lo dicono tutti i medici, ci dicono che la gravidanza non è una malattia, allora perché stai a casa? Vieni a lavorare pure tu, pure la donna gravida, il ragazzino, venite con tutta la famiglia, l'intera famiglia in fabbrica e vedrai che la produzione sicuramente aumenta a quel punto, tolte le leggi, i sindacali, questa roba qua, sicura, beh, i sindacali già c'è stato, poi, però insomma per dire, no, quel poco che è rimasto, insomma, che rompi i pali, ecco, sicuramente noi passiamo ad una produzione che di nuovo si raddoppia, e se prima producevamo 50 miliardi di chiodi, molto facilmente, se ogni operaio produce 20 chiodi, che quanti sono 20 chiodi, insomma, siamo stati da 1 a 20 chiodi, però voglio dire, è arrivata la tecnologia in supporto, noi arriviamo a quella cifra astronomica impensabile della produzione di 100 miliardi di chiodi, capito? Che sono 100 miliardi di centesimi, attenzione, ma adesso un economista, diciamo di sinistra, paraculo, potrebbe dire, tu c'hai 100 miliardi di chiodi, ma non significa che c'hai 100 miliardi di centesimi, cioè, i devi prima vende, e qui l'economia, voglio dire, se un operaio può produrre 20 chiodi, un operaio se li può pure comprare 20 chiodi. No, e quindi quei 5 miliardi di operai che producono 20 chiodi, dopo aver prodotto i 20 chiodi se li comprano pure. Eccola che tu hai prodotto 100 miliardi di chiodi e hai venduto 100 miliardi di chiodi. Il quesito però è questo: se il capitalismo è 5 miliardi di operai che producono 20 chiodi ciascuno, ovvero sia 100 miliardi di chiodi e poi se li comprano, il quesito è, ma noi con 100 miliardi di chiodi, ma che ci facciamo? Però...